Giovanni del 35esimo episodio di Valiant Hearts, come sempre sono già nel vuoto. E ho sbagliato l'intro a quanto pare, ma va bene così. Scusate per lo scorso episodio. Ok. Ma c'era attaccato il microfono. Non ci ho potuto fare niente praticamente. Ok. Però l'episodio era venuto abbastanza bene lo stesso, quindi ho deciso di lasciarlo lo stesso. Ok. Dobbiamo continuare a sfondare questo muro di cacca praticamente. Oh. Ok. Non si può abbassare la mira del cannone, quindi dobbiamo per forza arrancare, tra virgolette. Ok. Siamo quasi. Dovrebbe mancare poco alla fine di questo pezzo. Sì. Comunque ragazzi, sono contentissimo che questa serie vi stia piacendo almeno un poco. E ho visto che siamo arrivati ormai ai 320 e passa iscritti. Grazie. Come sempre grazie. Non farò speciali, sapete come sono fatto, quindi è inutile chiedete. Ne ho fatto uno solo. Eddie, il fortunato, fu accolto come un eroe dalle truppe francesi. Emile scrisse ad Anna per dirle che il padre era libero e ormai al sicuro. Ma Freddy ed Emile sarebbero rimasti insieme per poco. Evviva! 12 maggio 1916. Freddy fu mandato sulla Somme, mentre il reggimento di Emile si acquartierò vicino a un villaggio su una collina. Il villaggio si chiamava Vaucouleurs. Là il conflitto si combatteva sottoterra. Rintanati nelle loro trincee, gli eserciti scavavano tunnel e gallerie. La guerra sotterranea era iniziata. Come se non bastasse, ragazzi, anche sottoterra dobbiamo aiutare il tizio. Oh, quanto mi piace coccolarlo. Vediamo un po' i fatti. Allora, diari. C'è qualcosa di nuovo? Sì. Ok, no, scusate. I fatti storici. Moscua e la guerra di miniera. Ok. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un like, un commento, sempre se volete iscrivervi al canale, al vostro giorno è tutto, stay hello!